Ma di cosa dobbiamo parlare oggi? Non ho capito cosa è stato oggi. Bologna? Bologna-Genoa. Dica qualcosa sul Bologna. Sono contento che ha che Gabra ci ha pareggiato, che io col Bologna ho perso lo scudetto, ci ho pareggiato fuori dalla Coppa Italia, beato a lui, perché io ho un problema col Bologna. Abbiamo rubato veramente. Però ti posso dire una cosa, Emanuele, lo spareggio, il famoso spareggio anche che il Bologna vinse, con cui vinse lo scudetto tanti anni fa. Quando? Quando? Il Bologna, Bologna proprio bestia nera dell'Inter. Quanti anni fa? Negli anni 60 con Helmut Thaler e con Giacomo Bulgarelli. Grande Vitale, professionista vero. Comunque, c'è qualcuno nato negli anni Bologna 60 che c'ha più scudetti della Lazio, rispetto che Bologna, Bologna ha 7 scudetti. Non c'è scissione, dire... ragazzi, purtroppo. Scusate, voglio chiedere, tanto mitologico, se chiudiamo la partnership con KFC lo pigliavo, esatto. E poi è un altro a cui che tacciono la bocca. Con chi è Vitali in Got League? Con nessuno, ma nessuno. Perché io poi ti posso dire una cosa, Gabra, con molta umiltà posso fare tante cose, ma non il calciatore, quindi trovatemi un altro ruolo. Ma chi l'ha mai pensato? Tu, presidente! Allora, io, presidente onorario, grande. Io e Gabra, allenatore. Tu, presidente, cerchiamo una decina di mezza strada e facciamo le grande squadra. Io oggi non tifo più Fucina. Gabra, basta Fucina. Pago io, pago tutti io. Anche perché poi mi stanno arrivando tanti messaggi sui miei canali social, mi dicono: ma perché non entri nella Got League? Non entri nella Got League? Ma se le cose si devono fare, perché si devono fare. Perché sei un personaggio scomodo, Vitale, è ovvio, no? È ovvio. Ma però secondo me Emanuele ha centrato proprio tutto quanto. Potrei fare il presidente, il calciatore no, perché bisogna essere consci dei suoi limiti. Io il calcio lo posso commentare, ma giocarlo è un'altra cosa. Ma che forte tu! Ma nessuno ha pensato... Forte, che... No, io faccio schifo al cazzo. Anch'io faccio schifo. Tremende, cazzo! Comunque Vitale livello umiltà Erling Haaland, potrei fare presidente. Ma Vitale, posso dire una cosa, Vitale? Nessuno se fossi ha mai qualcuno... pensato che... Scusa, Vitale, nessuno ha mai pensato che tu facessi il calciatore, ti voglio tranquillizzare. No, però è anche vero che in Got League, anche alla luce del fatto che vengono premiati soprattutto i personaggi, quindi poi è anche un terno all'otto quando vai a inserire i calciatori, ma perché al di là di chi ha fatto il professionista vengono premiati i personaggi, non ti preoccupare. Come? Anche in panchina in presidenza vengono premiati i personaggi, quindi vai sereno. No, il presidente mi ci vedo, dai. Vitale, fai il discorso pre-partita alla squadra. Tu fai il discorso pre-partita alla squadra. Tipo Al Pacino. No, ma io ragazzi, Gabra... Io allenavo una squadra, si chiamava Avengers, sono tutti io ho dei giocatori fortissimi e loro che non mi danno, io ho detto: fate fare la squadra, ma qui il livello è grande. Dove sono? Mi hanno guardato, ma qua il livello è grande, e gli ho mandato uno la... Ecco qua. Ce l'abbiamo. Ce l'hanno preso, fortissimo. Perfetto, abbiamo capito tutto, grazie. Grazie. Detto questo, una roba di gossip. Sì. Una roba di gossip, qui c'è la figlia di Totti, è qua, in villaggio. Oggi ha vinto il torneo di padel, così, non ce ne frega un cazzo, però ve lo dico. Vabbè, complimenti a Chanel, se non sbaglio. E poi che ha vinto, Gabra, ha vinto il torneo di padel e ha chiamato il padre in videochiamata. E io lo dico, sono passato, il padre era fiero della figlia. Secondo te gliel'ha fatto vincere? No, era una ragazza fortissima di fianco. Ah, quindi era raccomandata, stupendo, bellissimo. No, non è vero, era quella ragazza, no. Anche lei non è male. Anche Miss Argentina. Comunque, tutti vogliono entrare alla Got League. Chi c'è entrato più volte è Daje Ale. Oggi la notizia è che Daje Ale lascia gli Outsider senza neanche esserci andato. Quindi... Ma come? Ma come? Non sa neanche presentarsi al ritiro. Mentre non so se avete visto, Andy sta in ritiro. Bisogna andare a vedere anche Andy che corre, continua a correre. Sembra il maratoneta. Oggi hanno scritto, chi è che l'hai scritto? Te, Greg, partono per il ritiro. Io ho scritto sotto a Lourdes, è scoppiato il Che poi tra l'altro altro grande scoop che ci avete mandato sul bot, quindi ragazzi continuate a mandarci. Aspetta Leandro, giustamente Daiale non ha detto bene motivazioni, ma possiamo immaginarle, volevano metterlo a fare il secondo di Annaciati, cioè lui non aveva praticamente voce in capitolo su scelte tecnico-tattiche
dopo annaciati, quindi beh, ma il chatismo, cioè come dire, ti metto dietro ad Allegri, io accetterei, impari e poi entri in Gottlieb. Il chatismo è una roba incredibile. E comunque, attenzione, perché qui c'è stato un attacco potente a Daglie Ale, vediamo, ci avete mandato questo ma lui video. Chi è? Mi sembra un attore pornografico. No! 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 Guarda, però ha ragione, perché un pochino di 30 lance... Ha ragione, cioè, ma cosa, sì, sì, sembra sei quelli che c'è quei nerchioni sotto, giganti. Questo non possiamo saperlo, comunque, può essere potrebbe anche. Potrebbe essere. Però è vero che voleva andare in panchina in vestaglia, è un indizio. Mamma mia, spettacolo, spettacolo. Attacco grosso a proposito di vestaglia, mutande, pacchi. Ecco qua, c'era un commento. Questo cambia più squadra che mutande. Guardate che ha messo mi piace. Nico Spogli. Attenzione, attenzione. Quindi... Non ha preso bene tutta la cucina, il fatto che sia andato via. Non è neanche uno malizioso da questo punto di vista, quindi evidentemente non è stato, non ho apprezzato molto magari le frasi che ha detto Daglie Ale con la fucina. Daglie Ale è riuscito a farsi odiare da tre squadre senza fare un minuto in Gottlieb, un record da abbastanza. Rispetto non per ha giocato con la fucina, scusate. Ale. Sì, sì. Ma Greg, tu sai se ci sono degli screzi tra Ale e la fucina oppure i rapporti sono buoni comunque? No, erano rimasti buoni anche perché doveva fare anche le telecronache in live, quindi sì, so. sì, diciamo che anche lì probabilmente non era troppo d'accordo, provato ad entrare negli outsider. Aveva lasciato perché si era infortunato, cioè lui era partito il giorno prima, si era infortunato, quindi era venuto a far presenza, me lo ricordo perché ero con loro. L'aveva infortunato Spogli. Altra novità della Gottlieb, ci avete segnalato un tradimento. Che è? Che succede? Si sente un audio sotto. Non penso sia mio, penso che era Centonze. Pizza. Sì, penso fosse Pizza. Se fosse Pizza, comunque un tradimento, e Matoshi ha scelto Redlock. No, ci credo. Questa è brutta. Tra le altre cose, con la maglia rossa c'è un effetto stranissimo, perché lui non è forza Redlock. Forza Redlock. Tutta la vita. Sai che io qua ho questo. Io la Gottlieb la guardo. Cosa guarda? Anche perché la Gottlieb la guardo. Capita. E questa è la prova. Era bellissimo quel momento. Greg, hai novità? Allora, chiudiamo Bologna. Non so se l'abbiamo mai aperto. Per caso, scusa, comunque, se io e Centonze non entriamo in Gottlieb, in Gottlieb, cioè, Gabra, ho letto dei. Vabbè, che io, ragazzi, io quando sono qua mi piace più che altro leggere quello che scrive la gente che ci guarda, è meraviglioso. Ha detto che io e te, se facciamo una squadra, ci pippiamo tutto, ma io non pippo, nessuno ci crede, e questo non è. No, neanche io, però va bene. No, non fumo neanche. Donna, abbiamo qualche dichiarazione di Genoa-Bologna interessante. Abbiamo qui su cronache, abbiamo letto un po' abbiamo letto che il Genoa ha preso tanti gol negli ultimi minuti, dal 75esimo in poi sono 10 le reti subite. Gabra, lei si sente un po' in difficoltà negli ultimi minuti. Negli ultimi minuti ti dico che li guardo in chiesa di solito. Vediamo il capitolo Genoa-Bologna, che mi sembra che neanche gli ospiti che abbiamo invitato l'hanno guardata, quindi... Sì, 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 tu grande tifoso del Bologna. Comunque, chiudo dicendo, un punto rubato a Bologna, un bel Bologna, poi alla fine, insomma, non abbiamo rammarico perché non abbiamo vinto, perché avessimo vinto avremmo fatto un extra furto. Quindi siamo onesti, un buon punto, ce lo portiamo a casa e bravo Girardi. Bravo, secondo bravo, te, Girardi. Gabra, Bologna va in Champions? No, però in Europa League sì. Non c'è nessuno qua, però ragazzi, nella remota ipotesi che dovessero allargare la Champions League a 5 squadre, il Bologna ci può andare, attenzione. Ma già da quest'anno potrebbero? Sì. C'è ancora tutto il girone. Assolutamente sì. Io non vedo squadre tipo le milanesi, l'Atalanta, il Napoli che hanno avuto questo inizio di campionato, non le vedo avere anche il girone di ritorno allo stesso ritmo.
quindi... Cioè tu ti aspetti, ah, tu ti aspetti un ritmo più alto da parte di queste squadre sì, qua? Sì, sicuramente qualcuna inizierà ad ingranare. Può, sì, secondo me il Bologna potrà giocarsi magari per il settimo posto, sesto al massimo. Eh, ha fatto un lavoro eccezionale, però secondo me qualcuna poi verrà fuori a lungo andare. Ma c'è anche da dire che attualmente quota Champions bassissima, perché stiamo parlando che con 64 punti sei in Champions, ed è una forse delle più basse degli ultimi anni, mi sa, perché l'anno scorso che è entrato il Milan, però se non sbaglio era l'Inter a 72, e poi c'è stato l'anno, poi sì, la Juve era entrata con 70 l'anno prima, e poi è stato 77 quell'anno lì che il Napoli non era entrata, quindi quota Champions molto molto bassa quest'anno, non si sa raga, il Bologna potrebbe far bene, di sicuro la Fiorentina. Fiorentina entra in Champions se continua così. Addirittura dici? Ma però sì, sai, 33 punti. Ma ragazzi, non si può dire, è paradossale, perché tra le altre cose è fatto bene a dire che la quota è abbastanza particolare, perché anche la Lazio, che sta facendo una stagione super deludente, quantomeno in campionato, non nelle coppe, sì, è a 6 punti dalla Champions. Certo. E quindi adesso non possiamo fare i conti, può succedere veramente di tutto. Ci sta, ci sta. Diciamo che forse quelle ormai proiettate abbastanza sicure, a meno che facciano un disastro, sono diciamo le big del nord, che comunque le squadre del sud, ragazzi, quest'anno tutte fatica. L'anno scorso avevano fatto abbastanza bene, perché comunque Napoli prima, Lazio seconda, quest'anno tutte un po' fatica. Quindi vediamo. Sta tornando del nord, sta tornando del nord la Serie A. Allora facciamo Gabra, forse visto che non so, perché io credo, a differenza di tanti nella Roma, in quelle squadre, Roma, anche Atalanta, credo che possa essere un anno di ritorno per la Champions League, quindi secondo me ci sono quelle che possono spuntare da dietro. Gabra, visto che scusa Zuzu, vai. No, dicevo, più che altro il Bologna non ci può arrivare, perché queste partite che ha vinto erano outsider, nessuno si aspettava questo tipo di gioco e questa qualità in campo. Adesso già con l'Udinese e il Genoa, che l'hanno affrontata tutti chiusi dietro, e hanno iniziato a capire che il Bologna non è una squadretta, la vedo dura. Secondo me Napoli, Roma... No, la Roma no, però il Napoli sicuramente sale. E secondo me è quella lì la differenza tra Bologna e Fiorentina. Perché la Fiorentina, dopo anni che ha avuto fatica anche con le squadrette che si chiudevano, quest'anno sta giocando anche un calcio diverso. Il Bologna invece, secondo me, deve raggiungere quella maturità. Sì, sono già 3 anni. È il terzo questo, proprio. Quello non è una cosa da sottovalutare. Il Bologna è il secondo anno che ha Motta, giusto? Quindi sì, sta facendo un percorso. Infatti, per collegarmi a quello che dicevo, che qualcuno diceva che sto rosicando per il Torino, da un lato sì, ma dall'altro sono oggettiva. Quello che ha fatto il Bologna non è frutto del caso, ecco. Quindi è andato a prendere degli interpreti funzionali. Thiago Motta è stato bravo a far... riadattare alcuni calciatori, e quindi non è casuale il percorso che ha fatto finora. Semplicemente credo che qualcuno poi che sulla carta ha più qualità verrà poi fuori, ecco. Ci sta. Comunque facciamo anche top e flop per chi ha visto la partita, penso pochi. chi ha visto la partita che si vuole sbilanciare, top e flop. Gabra, lei di sicuro del Genoa. Top del Genoa, Martinez in assoluto, perché a differenza di quello che dicono, un portiere molto affidabile. Flop, non lo so, non voglio parlare male degli altri, però dato che mi avevano parlato così bene di Urbanski, che era un fenomeno, che era un giovane clamoroso, oggettivamente mi ha deluso parecchio. Però detto ciò, rispetto al Bologna, è una squadra che mi è arci simpatica, quindi parlo dei miei di solito. Zuzu? Flop sicuramente Poscio, Urbanski hanno giocato, cioè, imbarazzanti, e io dico top, Orsolini è tornato e sta per fare un Eurogol, ragazzi, se Martinez non fa quella parata lì è un gol della Madonna. Anche Zirkzee però poteva segnare, no, a parte gli scherzi, Zirkzee oggi ha avuto 2 o 3 occasioni che era un po'... Ma più che altro ti dico, noi da Zirkzee non ci aspettiamo, nonostante sia paradossale dire che dalla punta non ti aspetti mai il gol, però è uno che piace giocare parecchio fuori, quindi... Calafiori è allucinante, okay. Comunque la chat ama Calafiori tantissimo. Sì, fortissimo. Sì. Non so perché la Roma l'abbiamo mandato via, ma ragazzi. Invece Dragusin, come l'avete visto? Perché è uno dei più... Cioè, potrebbe lasciare il Genoa già in questa finestra di mercato, col Tottenham pronto con 30 milioni.
Ma ho letto il Napoli, che avrebbe l'accordo col Napoli. Però io ho letto l'ultimo, se non sbaglio, il Romano aveva detto 30 milioni di Dragosin. Poi se il Napoli si è inserito non lo so, però anche il Napoli era interessato. Sì, sì, il Napoli si è inserito con delle contropartite. Vai Gabri, vai. No, l'unica cosa che so per certo è che tutto verte su questo Zanoli qua, quindi il Genoa vorrebbe, se il lo dà al Napoli, vuole 20 milioni Ostigard e vuole anche Zanoli definitivo. Il Napoli invece gli vuole dare 20 milioni Ostigard e questo in prestito. Detto ciò, io Zanoli non lo conosco molto bene, ma ho capito che tutto gira intorno a, se ce lo danno definitivo insieme a Ostigard, vuole anche questo qua definitivo. Ok, ci sta. Zanoli fece benissimo lo scorso anno alla Samp, però poi alla fine la Samp è retrocessa e quest'anno il Napoli non riesce a trovare spazio e quindi sì. Diciamo che però Tommy la situazione era già ampiamente compromessa, cioè lui era arrivato lì perché non trovava spazio a Napoli. Sì, sì. Sul Bologna volevo aggiungere una cosa a quello che stava dicendo Emily, perché secondo me poi non è per niente frutto del caso, perché Giovanni Sartori è una garanzia, perché comunque sia il Chievo che l'Atalanta ha fatto cose stratosferiche, quindi ma poi oltretutto il Bologna, tornando a prima, oltre ad aver comprato bene, ha anche ceduto bene. Basti vedere come ha piazzato Arnautovic all'Inter e penso che gli interisti ad oggi non sono assolutamente contenti, perché comunque l'hai pagato tanto e non è integro fisicamente. Ci sta, sono d'accordo, Vitale. La chat ti fa complimenti. È bello riavere Vitale qui a CV che insegna calcio.